Sorvegliato speciale di giorno, ladro di trattori di notte con tanto di richiesta di denaro al derubato per il più classico e bucolico dei cavalli di ritorno, fallito perché al momento dello scambio il presunto estorsore finisce in manette con l'accusa appunto, di estorsione gravata e in osservanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale. fatti, nel tardo pomeriggio di sabato, quando il 34enne oritano Francesco Palmisano ruba un trattore parcheggiato in una abitazione rurale di proprietà di un geometra del posto, lo stupore della vittima dura ben poco il tempo di una telefonata ricevuta con cui, secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Oria, Permisano si offre di restituire il maltolto alla modifica somma di 300 euro. Un vero affare, penserà qualcuno, neanche per sogno, pensa il geometra, che allerta subito i carabinieri coordinati dal maresciallo Barrello e, d'accordo con i militari, organizza il finto scambio. E così, al momento della consegna del denaro, ecco spuntare i carabinieri nascosti tra gli alberi della campagna federiciana che hanno tratto in arresto l'ingenuo 34enne poi condotto nel carcere di Brindisi a disposizione del PM di turno. Il trattore invece è stato restituito al legittimo e coraggioso proprietario, il tutto ovviamente a costo zero.